Mi sarebbe piaciuto molto se lo avessi fatto io. Sì, mi sarebbe piaciuto molto, però lo hai fatto tu. Perfetto. Sai che faremo ora? Le diremo addio, ciao, arrivederci. Perché Flora è mia. Addio. Vai pure lontano. Ciao, ciao. Ciao. E ora sì, mio caro Massimo, lo scontro finale. Flor è mia. Ti sembra chiaro? Ti sembra chiaro? Ora lo sarà di più. Addio. Fuoco! Fuoco! E fuoco fu, sì, eccolo, no? Ah, è indistruttibile la cassetta. Non importa. Guarda che trucco di magia ti prepara zio Lorenzo, guarda. Ciao Massimo, ciao. Prenderà fuoco. Addio. Addio. Brucerai, sì. Brucerai, brucerai. Brucerai, aia. Rosa, la mia levatrice! Ma come stai, mia cara? Che piacere vederti, quanto tempo! Ti ricordi di me, no? Sì, certo che mi ricordo. Signora Malala. Ah, esattamente, chiaro. Sì, mi ricordo. Il suo parto fu il più indimenticabile della mia carriera. Ah, ma non mi dire, perché? Sì. Raccontami. Per le grida che fece. Oh, sì. Mi piace molto gridare, sì. Sì, lo ricordo. E anche alla sua piccola. La mia piccola. Era incredibile, gridava come un'indemoniata. Sa una cosa? Cosa? Mi sembrava che mi insultasse. Oh, che bella, la bimba della sua mamma era così bella. La verità è che mi hai fatto commuovere, perché mi hai fatto rivivere cose molto, molto emozionanti. Dimmi un po', Rosa, io sono venuta in realtà solo per sapere qualcosa della nascita, del parto, dei Fritzenwalde. Tu c'eri, non è vero? Raccontami un po', come andarono le cose? Io non lo so, no, signora, questo è accaduto molto tempo fa. Cerca di pensare, i gemellini, non ti ricordi? Sa che c'è? Sì, vagamente. Sa una cosa? Fu una notte molto speciale perché ci furono ben due parti. Due parti? E tutti e due di gemelli. Gemelli, interessante. E che successe? Uno di loro morì. Oh, che orrore! Quale morì? Dimmi, era uno dei Fritzenwalden o dell'altra famiglia? Non lo so, signora. Cerca di ricordare. Non lo so, è passato molto tempo. Bene, non mi ricordo. Mia cara, vediamo se così ti ritorna la memoria di colpo. Vediamo. Non so per chi mi ha preso, signora. Forza, e inoltre, Rosa. Io non mi dedico più a questo lavoro, lo sa? Quindi ora le chiedo un favore. Non mi disturbi più. Rosa, cara, tu non vuoi parlare. Non vuoi denaro. Perché sei venuta? Forza, spiegami. Ha capito che non faccio più questo lavoro? Le chiedo, per favore, di lasciarmi in pace. Rosa, prendi il mio biglietto. Se per caso ti tornasse la memoria, chiamami. Questa donna nasconde qualcosa. So che nasconde qualcosa, ne sono sicura. Che è successo? Sedetevi, dobbiamo parlare con voi. Con calma, ora parliamo. Che ci fai con quella mascherina? Non siamo dell'umore per le tue stupidaggini. Dobbiamo parlare di cose serie. Io starò qui con voi perché voglio essere informata di tutto. Che avete scoperto? Che cosa sapete? Bene, ora con tutta la calma noi vi... No, diteci cosa sapete, per favore. Bene. Diteci cosa sapete. Bene, non abbiamo potuto sapere molto perché il medico non si ricordava alcune cose. C'erano delle dobbiamo cose... Dobbiamo essere campi. Bene, però che vi ha detto? Non tenetemi in d'accordo. Sospeso. Ci ha detto che quella notte c'erano due mamme che hanno avuto due gemelli ciascuna, entrambi maschietti, però... Sì, uno dei bambini morì. Ossia, io avevo un gemello che è morto. Sì, ti giuro che non volevo che lo sapessi così, però noi dovevamo dirtelo, quindi... Questo vuol dire che quando il gemello di Franco è morto ci hanno scambiati. E noi veniamo a saperlo solo adesso. Io non ci posso credere, perché? È ingiusto.
Quindi sarei io quello adottato allora? No, no. Oh, no. Tu sei un Fritzenwalden e sei uguale alla mamma. Quando tuo fratello è morto l'hanno scambiato con me. Bene, bene, ora basta. Non cominciate a fare congetture. Il medico purtroppo non ci ha potuto dare molte informazioni perché non sapeva a quale famiglia appartenesse il piccolo che è morto. Non capisco perché non ce l'abbiano detto papà e mamma. Non ci hanno mai parlato di questo, mai. Ci hanno abbandonati, capisci? Sta diventando tutto sempre no, più scuro. No, non dire così. La verità viene sempre alla luce e te lo dico per esperienza. Sì, ragazzi, state tranquilli. Non vedete tutto nero? Ve lo dico per esperienza. Anche per me è stato molto difficile. Però poi ho guadagnato una sorella come Flor, no? Flor, ciao! Io non ci posso credere. No, non abbiamo visto cani. Voglio dirvi che vi capisco, perché è successo anche a me. E lo so che cosa state passando e voglio aiutarvi, appoggiarvi. E per voi ci sarò sempre, per tutto il tempo che vi servirà. Grazie, Flor, grazie. Però è che... finché non sapremo la verità, tutto questo sarà molto strano per noi. Io credo che per poterci avvicinare un po' di più alla verità, dovreste fare tutti le analisi del DNA. E credo che dovremmo farle il prima possibile. Sì, certo. Bene, cioè, basta nasconderci le cose. Non potreste dirci la verità una buona volta? Molto bene, va bene. Va bene. Sta succedendo qualcosa qui, però non vogliamo ancora dirvelo perché è tutto molto confuso. Noi siamo già confusi e abbiamo diritto a sapere qualcosa sulla nostra identità. Ecco, potete parlare. Chi è la nostra madre? Che? Che? Non riesco a bruciare un video di stupidaggini, mi va tutto male oggi. Sono inutile. Inutile! Inutile! Basta, Saint-Jean. Guarda quanto è stato intelligente il conte. Molto bene. Molto bene, conte dei miei stivali. Facciamo una bella cosa. Useremo i tuoi stessi trucchi. Stessi trucchi, stessi trucchi! Io sono più furbo, io sono sì, più furbo! Io sono più furbo. Farò un video uguale a questo e lo farò avere a Flor. E Flor si innamorerà perdutamente di me. Sono un genio, un genio! Sono un genio, sono un genio! No, sono io il genio. Sappiate che voi non c'entrate nulla con questa storia. Ossia che noi non siamo adottati e loro sì, o uno di loro due. Sì, però non sappiamo chi di noi due. Va bene, però uno o l'altro che cambia? Per capire cosa? Per aggiungere un nuovo erede? Mamma mia, perché cercarsi un nuovo perché? Problema? Come perché? Scusa, vogliamo sapere. Senti, per noi due è stato molto doloroso fare le analisi, è stato molto brutto e davvero non lo auguro a nessuno. Ciao! Allora uno di voi due non è nostro fratello? No, 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 no. Voi siete tutti fratelli, tutti. Ok? Tutti. Noi non volevamo dirvelo perché avevamo paura di spaventarvi. Però voglio che sappiate la verità e che non cambierà niente, perché siete fratelli. Io sarò con voi fino alla morte. Anche io, anche io, anche io. Se restiamo tutti uniti non ci succederà niente, vero? Io ne ho bisogno, perché vi voglio bene. Bene, ragazzi, andiamo che dovete fare le analisi. Sì, andiamo. Già, no, non vi sembra un po' prematuro? E poi per questi ragazzi è molto dura, è difficile, no? Delfina, la devi smettere con tutte queste scuse, ok? E ricordatevi che niente e nessuno vi può separare. Sì. Bene, siamo una famiglia. Ciao!